Ciao, auguri Cipriani. Alla grandissima. Con mister Miano nel dopogara amaro, perché amaro perché quando la partita sembrava una partita da 0-0, veramente scialba, bruttina, squadre bloccate, poi quella rete assurda che abbiamo preso. Insomma, che cosa è successo? Merito della Cuoio che oggi ha bloccato tutte le fonti di gioco, giornata non nostra. Secondo me tanto merito c'è la Cuoio Pelli, perché l'ho detto ieri, incontravamo una squadra forte che 14 punti di distacco da noi sono bugiardi, perché è una squadra forte, una squadra esperta, una squadra che non ti fa giocare. E il primo tempo, per un'oretta fino a quando abbiamo subito gol, l'hanno fatto bene. Come ha detto Ter, secondo me era una partita da 0-0, perché occasioni sia noi che loro poche, però purtroppo è andata così, dispiace aver perso in casa la prima. Bisogna cercare di andare avanti e continuare a lavorare come stiamo facendo, perché ora ci riposiamo un po', poi comincia un altro campionato che è quello lì, il giorno di ritorno, e perciò bisogna cercare di fare il massimo e sono sicuro che lo faremo. Col Piombino foste autore di una rimonta clamorosa 2 anni fa, facesti un girone di ritorno spettacolare dalla zona quasi retrocessione ai playoff, alla finale regionale con il Roselle. Ecco, credi che ci sarà necessità di ricaricare le pile anche mentalmente a una squadra che ha fornito negli ultimi tempi prestazioni incredibili, bellissime, come quella domenica scorsa a quella di quest'oggi, dove effettivamente ha avuto difficoltà a alzare il ritmo, a alzare il baricentro? Di fronte aveva una signora squadra, però insomma non era il solito Grosseto. No, non era il Grosseto della settimana scorsa sicuramente, perché a San Marco Venza abbiamo fatto una partita importante. Siamo stanchi perché abbiamo spinto dall'inizio a ora, e sicuramente un po' di stanchezza si fa sentire. Ora ci riposiamo 3 giorni e poi cerchiamo, come ho detto prima, di ricaricare le pile e cercare di, anzi sono sicuro, di vincere il campionato, perché il nostro obiettivo è quello lì e basta. Un'ultimissima cosa, i programmi societari da ora alla ripresa, allenamenti, perché insomma ci sono da recuperare gli infortuni, da rifare insomma il richiamo della preparazione, immagino. Sì, ora ci riposiamo fino al 27, poi il 27 pomeriggio, mattina ancora devo decidere, vediamo di ritrovarci e cominciare a lavorare, perché ci aspettano 10 giorni di lavoro e, come abbiamo sempre fatto, continuiamo a farlo. I tuoi auguri alla gente che ci sta seguendo, a tifosi grossetani nella città di Grosseto? Sicuramente un buon Natale. È un felice anno nuovo, pieno di soddisfazione per noi. Grazie mille. Vai, prego. Ciao.